ho appoggiato il Movimento 5 Stelle. Proprio un anno fa da questa piazza gridavo quanto sia importante l'autenticità di questo movimento. Io trovo che sia formidabile il fatto che oggi abbiamo visto un rappresentante del nostro Parlamento, della Camera, Di Battista, scendere e con umiltà, con semplicità ha parlato a tutti quanti noi. Bravo, è il classico rappresentante del Movimento 5 Stelle che porta il nostro cuore. Vedere Roberta Lombardi, una donna che ho conosciuto personalmente il giorno stesso degli Exit Poll, una delle prime interviste la concesse a me, di venire a vedere Roberta qui in mezzo al capogruppo della Camera. Ma quando noi in 17 anni di politica abbiamo mai visto un capogruppo della Camera unirsi a noi, essere qua? Questo è l'insegnamento di Totò. Concludo dicendo che io ho un papà generale di 82 anni che ha votato il Movimento 5 Stelle, che un po' l'ho portato a votare, mia mamma che ne ha 79, cantante lirica piemontese profondamente cattolica, mi ha detto no, non voto il Movimento 5 Stelle perché Grillo urla troppo. Vogliamo dire da oggi che il Movimento 5 Stelle non è solamente Grillo, ma siete voi, è il numero della gente che ogni giorno aumenta sempre di più. Il Movimento 5 Stelle è rappresentativo di cittadini che hanno varcato la Camera, il Senato in questa tornata elettorale. Alla prossima tornata elettorale ci sarete voi, perché c'è un cambio, cosa che invece gli altri partiti non sono abituati a fare. Quindi mi auguro, perché io qui purtroppo è veramente concludo, non vedo over 80. Ognuno di voi deve avere il coraggio, l'intelligenza, non di convincere, perché nessuno deve convincere nessun altro, ma dobbiamo cercare di portare a votare il Movimento 5 Stelle anche quelle persone che superano gli anni 70, perché è una fetta di italiani notevolissima. Quelle persone sono un po' bacchettone. Allora impegnatevi voi, i vostri nonni, i vostri zii, a non convincerli, ma a far capire che il Movimento 5 Stelle non è solamente un muro di protesta, ma è la voglia, è il desiderio, è la speranza di cambiare radicalmente questo paese. Allora io voglio dire...